Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Parliamo del meteo, il colpo di coda dell'inverno ci sarà ed anche molto intenso. Potrebbe essere addirittura l'ondata di freddo più intensa della stagione, a stagione finita, perché in ogni caso sarà già primavera come da calendario. Quindi da domenica venti gelidi e bufere di neve interesseranno alcune regioni d'Italia, addirittura fino in pianura e sulle spiagge. Le temperature crolleranno di 10-15 gradi rispetto ai valori attuali. Lo sconquasso meteorologico sarà importante e lascerà il segno. Gli ultimi aggiornamenti dei centri meteorologici sono eloquenti e non lasciano spazio all'immaginazione. Martedì 24 marzo potrebbe essere ricordata a lungo, se effettivamente la neve cadrà in pianura, sull'Emilia Romagna e sulle coste adriatiche di Marche, Abruzzo, Molise, fin sul nord della Puglia. Ma andiamo con ordine, gli esperti ci dicono che la causa di tutto è da ricercare su un'importante massa d'aria gelida in discesa direttamente dal polo nord tra Russia e penisola scandinava, la quale, dopo aver attraversato buona parte dell'Europa centro-orientale, tra domenica e lunedì si riserverà anche e si riverserà sul bacino del Mediterraneo. La giornata di domenica sarà lo spartiacque tra il clima primaverile e l'improvviso inverno. Correnti gelide entreranno sull'Italia dalla porta del Labora con raffiche superiori anche ai 100 km orari su Trieste ed in successiva estensione a gran parte delle regioni centro-settentrionali. L'inizio di settimana sarà sicuramente invernale. Lunedì 23 marzo avremo un crollo delle temperature nell'ordine di 10-15 gradi rispetto ai valori attuali. Le prime precipitazioni interesseranno le regioni orientali, centro-meridionali, con piogge e nevicate a quote sempre più basse. Tempo migliore al nord, ma con il freddo che si farà sentire. Le temperature massime saranno in diminuzione a tal punto che su tutte le città del nord si registrano massime ad una cifra, cioè inferiori ai 10 gradi. Saranno comprese tra i 2 gradi di Trento e gli 8 di Genova. Incredibile se si pensa che nelle stesse città si toccheranno punte di 20 gradi tra oggi e sabato. Un martedì storico, neve sulle coste. Secondo quello che dicono le mappe meteo, la vera sorpresa arriverà nel corso di martedì 24 con l'aria gelida che irromperà definitivamente sull'Italia. Le temperature saranno in ulteriore calo e non sono da escludere delle nevicate sulle pianure di Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, fin sulla Puglia. Grazie ai fortissimi venti dai quadranti settentrionali, i fiocchi di neve potranno giungere fino sulle coste, un evento del tutto eccezionale in questo periodo dell'anno. Oltre alle massime, anche le temperature minime chiaramente subiranno un crollo. Saranno notti gelide, specialmente quelle di martedì e mercoledì. Se il nord andrà tutto sotto zero, il segno meno sarà presente anche sulle regioni centrali. Fa sensazione prevedere una minima di meno 3 a Roma nella notte su mercoledì, addirittura meno 5 a Perugia. Tra le città del sud, Napoli potrebbe toccare gli 0 gradi. Nei giorni successivi si entra per il momento in un campo minato e difficile prevedere l'esatta traiettoria del maltempo quando abbiamo ondate gelide come questa. Vista la distanza temporale, si ipotizza che mercoledì il peggioramento, con nevicate a quote bassissime, interesserà il centro-sud con il maltempo che proseguirà anche nelle giornate successive, concentrandosi al sud e in Sicilia, dove sono attesi intensi temporali e grandinate. Ci aspetta un fine di marzo freddo, instabile e perturbato, e pensare che domani comincerà la primavera astronomica. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.